Buonasera in questa serata pioggiosa. Siamo qui il migliore in campo, Rollo Carbone, due gol. Rollo Massiccio, ricordiamo, batte 4-3 Fiorito. Però una partita che si era messa, diciamo, proprio in discesa per loro Massiccio con 4-0. E poi negli ultimi minuti avete preso tre gol che rimettono in discussione la qualificazione. A finale sì, perché come si dice, cioè Cavalca non fa bene, perciò è successo fa la tracca a un certo punto. Sei fotte! Eh sì, però vabbè, i due gol ha fatto bene, ma non so, cioè, proprio qua c'è l'inizio. Ma poi gli avversari rispettivamente alla stessa partita come era? Guarda, ti posso dire la verità, tutti rimaneggiati, perché a finale sono una bella squadra. Ciao, il Ruffo di Città Cagliosa, faccio. Però io sono fiducioso nel futuro, forza lo massiccio sempre, hasta la vista, buona. Ultima cosa, un commento sul portiere, non a caso mi ha nominato Saponetta. Oh, guarda, Saponetta, coppia quartiere, troppo rinomato, è stato l'ultimo acquisto che abbiamo fatto, cioè lui è capitano, però è l'ultimo acquisto perché ha perso un piglio male. Però siamo fiduciosi, ripeto, nel futuro Saponetta uno di noi. Secondo te può saponeggiare di meno? Ma dipende da quanto sapone usa, se c'è un deflare di meno, però quello pH 5.5 è andata così. Ricordiamo per la cronaca che Carbone è il fratello meno famoso di Ciccio, capitano del piazzetto. Ciao, fatto! Buonasera, siamo qui con molti componenti del Baffo, vittorioso per 3-2 dopo la data era finita per 8-0, diciamo una partita che non si è messa, grazie con la telecamera. Hai detto molti, non allora si è messa molto bene, però comunque alla fine si è riuscita a vincere. Abbiamo qui il migliore in campo a Ielli, è riuscito a trovare un gol e due soliti assist da rimesse laterali. Una partita, diciamo, che non vi aspettavate la partita. No, non è da io, aspettavamo, devo dire la verità, ci avevamo anche un po' pensato. Perché comunque venire qua dopo che l'andata è finita 8-0 ti disturba un po' mentalmente, ti fa partire, diciamo, in svantaggio. Per quanto riguarda il campo invece siamo partiti male perché non riuscivamo a giocare bene, proprio per l'aspetto psicologico, poi siamo riusciti a rimontare con dopo il Vitanero, un gol mio. Va bene così, l'importante era raggiungere la semifinale, poi ogni partita una storia se puntiamo a vincere il torneo. Arenella invece volevo chiedere, visto che è successo proprio sotto i tuoi occhi, quel brutto episodio fra Genta Lavigna e Chiacchio. Allora, praticamente vabbè, Genta forse non giocava da un po', un po' arrugginito, però vabbè c'è stato un intervento scomposto e la reazione è stata sbagliatissima da parte del giocatore perché la squadra aveva pure segnato, poteva benissimo lavarsene e lasciar perdere, però l'importante è che si è concluso con una vittoria, che noi siamo avanti e che per fofo andiamo fino in fondo per vincere. Ma cosa sono episodio, meno chiacchio e più forte. Ma buttano i sei belli curi, la Lazio sei al 90esimo, Ultima cosa, presenza strana. Ultima cosa, chiudiamo con Milo che al suo ritorno dopo parecchie partite di assenza. Diciamo, come è stato questo ritorno in campo? Molto faticoso, devo dire. Ci vediamo anche a pesantino. Ci vediamo a pesantino. Ci vediamo a pesantino. Ci vediamo a te, proprio più a te. Oh, ma Aspetta, mostrare un po'. Un po' freddo, comunque è stata molto difficile. Proprio per l'aspetto psicologico siamo entrati, diciamo, favoriti, nel senso che dopo l'8-0 comunque abbiamo dovuto sudare. Allora volevamo dimostrare di esserci lo stesso. Comunque siamo riusciti a portare la partita a casa. Prima di chiudere, vuol dire a Zimbi che così qua io non l'avevo mai visto 7-8 di loro, quindi hanno cambiato squadra, vabbè non fa niente. Ragone, adesso siete in semifinale, l'altra semifinale è Lobos, Chalet, chi vuoi incontrare? Un nome veloce? Chalet, sì. Ok, grazie. Aspetta, ciao. Una dedica, questa volta non per Fofo. Per ragazze anonime. Per la nostra società. Va bene? Va bene così. Abbiamo qui con noi Leone del Naples che hanno partito di nuovo 3-1 l'SC Ars e si sono qualificati a questa semifinale. Diciamo una partita si è messa subito in discesa, avete segnato dai primi minuti e avendo anche i due gol di vantaggio l'altra partita è andata bene. Sì, no, abbiamo giocato con tranquillità avendo il vantaggio, però comunque secondo me abbiamo giocato bene, ne siamo partiti diciamo da uno 0-0 oggi, non da un 3-1 della volta scorsa e quindi diciamo è stato tranquillo, veramente soddisfatto. Abbiamo questo Naples che nel torneo era partito molto male nelle prime partite, tutti dicevano, cioè comunque eravate la candidata per la salvezza, diciamo, tra virgolette, invece voi vi siete ripresi pian piano e adesso siete in semifinale. Sì, fortunatamente ci siamo trovati subito bene a giocare, ovviamente le prime partite ci dovevamo un po' abituare, però comunque adesso abbiamo trovato diciamo un buon metodo di gioco e secondo me possiamo fare bene.
Adesso in semifinale incontrerete in una doppia partita il Magliana, che diciamo sono i super favoriti, hanno vinto il girone e hanno davanti giocatori come Vessille e Bavero. Comunque mi fa piacere. Non li conosci, diciamo? No, cioè, vabbè, ovviamente, essendo il primo torneo comunque ci abbiamo giocato, però non me li ricordo. Però se tu dici che sono bravi, sarà così allora. Ci credo. Spero, comunque sì, noi ci crediamo sempre. Meglio partire senza conoscerli, così si gioca con lo stesso. Va, così siamo più sicuri, non sappiamo che abbiamo davanti. Va bene, allora in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao.